Attenzione, una cosa incredibile, uno sposo che è vestito da autovelox. Tra poco lo intervisteremo per capire il perché di questa cosa. Sarà forse il perché quando si accoppia con la sua futura moglie va troppo veloce e allora che fa? Si nasconde? È scomparso? Attenzione, è entrato nel clima, incredibile, fantastico, una cosa pazzesca. Ragazzi, siete voi gli amici? Siete gli amici? Come si chiama lo sposo? Dario. Dario da dove? Da Napoli. Ecco qua, abbiamo Dario da Napoli. Spiegaci velocemente perché sei vestito da autovelox. Che cazzo ne so. Perfetto, troppo veloce così. Un po' meno veloce. Che cazzo ne so. No, ma non ha rallentatore, un po' più. Esplica di più, esplica. Che cazzo. È bello, bello, c'è molto dialogo. Ciao, io sono qua perché mi hanno fatto venire qua. Sono dei bastardi. Ok, vedo che stimi tantissimo i tuoi amici. Vedo che ragazzi vi stima tantissimo il nostro Dario. Ha corso troppo, allora l'abbiamo vestito da moglie. Ah, perché ha corso troppo con la futura moglie? Sì, ha corso troppo, hai capito? Ah, per quello, cioè, l'ha conosciuta un giorno fa praticamente. No, beh, un pochino, però è troppo presto secondo noi. Infatti stasera siamo qua per fargli fare del gran casino e vediamo se torna sulla retta via o se è veramente deciso. Esatto, al limite se combina qualcosa gli fate qualche foto segnaletica, sì, che poi gli arriva. Segnaletica subito dagli sbirri. Esatto, contravvenzione a casa, ok. Ciao ragazzi, ciao amici. Ciao, siete gli amici di dove? Mantova. Mantova, Dario, ciao. Troppo veloce.